Concludiamo questa settimana dedicata all'arte al femminile con la personalità più importante della nostra collezione contemporanea, Maria Alai. L'artista nasce a Ulassai nel 1919 e fin da bambina mostra uno spiccato talento. Nel 1939 si trasferisce a Roma per frequentare il liceo artistico e, completati gli studi, parte alla Volta di Venezia, dove si iscrive all'Accademia di Belle Arti, unica donna a seguire le lezioni di scultura di Arturo Martini. A partire dagli anni 50 ritorna a Roma, dove ha l'occasione di conoscere le ricerche artistiche dell'informale e poi dell'arte povera e dell'arte concettuale. Ma saranno la riscoperta delle tradizioni sarde e la vicinanza con lo scrittore Giuseppe Dessì a caratterizzare la sua poetica. Accanto al disegno, infatti, la sua produzione si arricchisce di soggetti e di materiali vicini a una cultura millenaria e popolare, come nel caso delle sculture di pane e dei telai. Tutti elementi che l'artista interpreta e rielabora con assoluta libertà compositiva, evocando così l'intimità e la cura quotidiana di un mondo di gesti femminili. Il volume libro, esposto nella Pinacoteca di Ancona, è un lavoro del 1978 e appartiene alla serie di libri cuciti, esito della ricerca iniziata sui telai e condensazione di tutte le precedenti esperienze. In quest'opera, il bianco della carta è penetrato da fili neri che, attraverso un andamento orizzontale, interrotto da piccoli nodi, richiamano narrazioni antiche e misteriose. Ma i fili non rimangono soltanto dentro le pagine del volume, ne fuoriescono, esprimendo l'ansia d'infinito e l'esigenza di oltrepassare i limiti imposti. Elementi che la stessa Alai dichiara essere alle origini della nascita dei suoi libri. L'opera è stata donata nel 1979 dall'artista stessa alla nascente Galleria d'Arte Contemporanea del Museo, su richiesta della curatrice Marilena Pasquali. E per noi è un grande onore conservare l'opera di una delle voci più poetiche dell'arte italiana dal secondo dopoguerra in poi.